faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Appassionati di Tutto Bici Web, siamo a Scandicci alla presentazione della Petroli Firenze con Sandro Pelati, che è amante dello sport delle due ruote, che è sponsor, che è una persona che vive il ciclismo in un modo giusto. La vostra formazione, che questa mattina si è presentata per il servizio, per la brochure di quello che sarà la stagione, si è presentata con serenità e tranquillità, un gruppo di ragazzi giusti. Sì, è un gruppo di ragazzi giusti che il nostro direttore sportivo Daniele Torto è riuscito a portare all'interno della nostra società. Siamo orgogliosi, sappiamo che la serenità la trasmette Daniele, come la sta trasmettendo a tutti noi. Siamo molto fiduciosi che la stagione sta per iniziare. La Petroli Firenze è una società che si è tinta di tricolore, che ha già provato tante emozioni, ma le emozioni non sono mai abbastanza. No, le emozioni non sono mai abbastanza, infatti abbiamo deciso nell'anno scorso di costruire un gruppo tutto nostro, gestito da noi, perché l'entusiasmo della scia del tricolore e varie vittorie ci avevano dato questa voglia, e nell'anno passato siamo riusciti a realizzarla, e con Daniele credo che gli stiamo dando il valore aggiunto che avevamo bisogno. Non avete lasciato nulla al caso, anche la ricerca sui colori di queste maglie con l'ammiraglia, veramente fanno spicco, complimenti. Sì, io sono maniacale di queste cose, con Daniele ho trovato un altro che la pensiamo nello stesso modo, siamo riusciti a tirar fuori una grafica e secondo me una bella, si presenta bene, rispecchia i colori delle nostre aziende, siamo fieri del lavoro che abbiamo fatto. Lei è sponsor, ma più che altro è attaccato al 100% a questo sodalizio, cosa vuole? Ma io sinceramente la battuta mi aspetto, sono già orgoglioso di aver creato nel 2010 la squadra con Daniele, di averla fatta crescere, credo siamo su una strada giusta, mi ero prefissato un obiettivo, abbiamo tanto da fare ma stiamo facendo anche tanto, nell'estate scorsa dopo dell'arrivo Daniele abbiamo fatto un accordo alla Farnese Vini, siamo vivai loro, stiamo già mettendo varie cose in campo per il futuro, noi siamo diventati sponsor anche della Farnese, siamo orgogliosi, credo che siamo al 51% dell'opera, però poi in fondo non siamo proprio ambiziosi, che vogliamo le vittorie a tutti i costi, tante vittorie, ci accontentiamo anche, ci va bene qualunque cosa. Daniele Tortoli, che non ha bisogno di presentazioni e che rientra alla grande con un gruppo di ragazzi molto interessanti. Sì, sono stato un po' di tempo fuori per i miei piccoli problemini fisici che mi auguro di aver risolto, e di proposte me ne erano capitate, però l'unica che ho sposato incondizionatamente era quella proposta dal signor Sandro Pelati, patron della Petroli Firenze, perché è un progetto interessante, un progetto che non prevede numero di vittorie obbligatorie ma la crescita di giovani, e quindi è quello che poi piace anche a me. Hai pescato un gruppo di ragazzi molto interessanti come Formolo, poi ancora Guastini, Cingi, poi Concini, ancora Fruini, Mantelli, Giorzan, De Marco, Tedeschi, Andriato, Fichera, Mazzi, Prodigioso, ragazzi che hanno esperienza e sanno il fatto loro. Io sono contento dei miei ragazzi, sono contentissimo, non li sostituirei con nessuno, quindi questo la dice tutta per il mio modo di pensare. Cercheremo di essere, anzi saremo sempre protagonisti alle gare, questo non significa che vinceremo tanto o vinceremo poco, non lo so. Sicuramente la mia mentalità è quella di cercare di dargli la mentalità vincente ai ragazzi, e vedo che i ragazzi mi stanno seguendo, sono molto soddisfatto per adesso. Nomi illustri per corse illustri? Programma ambizioso?
Partiremo con la Firenze-Empoli, che è l'apertura toscana, poi andremo a fare una doppia attività dove prevede appunto la partecipazione alle gare internazionali e nazionali più importanti nel calendario italiano. Corsa a tappe, quali saranno? Gara delle Pesche Nettarine, Giro d'Italia, abbiamo in programma una trasferta in Brasile, stiamo valutando un'altra trasferta all'estero che per adesso è lì in stand-by. Sono elite e under 23, perciò ragazzi che devono crescere e ragazzi già maturi, questo perché si continuerà alla grande. Sì, quelli già maturi dovranno portare la loro esperienza, ma soprattutto avere la possibilità di ottenere quei risultati che loro ritengono di avere per il passaggio al professionismo. I giovani devono maturare con la massima tranquillità e sono convinto che riusciremo assieme a fare un buon percorso.